sono disperato e dovete aiutarmi. È venerdì e io voglio assolutamente finire Baldur's Gate e Cyberpunk. Il problema è che io il weekend non posso minimamente prendere neanche le chiavi per venire in ufficio. Però mi è arrivato un regalino. Mi è arrivato un regalino. E quindi voglio fare un try. Voglio provarci. Oi amore, dimmi. Ciao amore, ciao. Senti una cosa, visto che è venerdì sera e io... E lo sai che ho degli impegni miei personali, ok? Non è che questa settimana si può fare un'eccezione e posso gentilmente venire in ufficio a finire... Insomma, stai fuori tutta la settimana, almeno il weekend. Cioè, mi piacerebbe che la smettessi di andare sempre in ufficio a giocare con i videogiochi. Okay. Cioè, non lo so. Vieni a casa che devo pulire, grazie. Ah, pure, va bene, fantastico. Arrivo subito, carissima, arrivo. Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. Però, io ora... agisco. Sono stufo di questa tolleranza zero nei confronti dei videogiocatori. Io ora ho la soluzione. Fatemi il canale, bentornati signori in un nuovissimo video. Avete visto la intro del video, ragazzi, con la Silvia. Siamo sempre top nel fare le cose. Molto carino questo separietto. Sono qui per raccontarvi che cos'è il Lenovo Legion Pro 7i. Ufficialmente il mio nuovissimo portatile da gaming. La clip inizialmente parla chiaro. Io, ragazzi, a casa non posso giocare a niente perché ho tutto qua. Quindi di conseguenza io prendo il mio bellissimo portatile e gioco a casa mia, ma anche ovunque voglio giocare con questo portatile, ragazzi, perché è potentissimo. E infatti in questi giorni qua sto giocando tantissimo a Baldur's Gate e ho finito anche Cyberpunk. Innanzitutto il portatile si mostra in tutta la sua bellezza, un design veramente molto bello, elegante, ma allo stesso tempo molto accattivante. Avanti a noi abbiamo un PC con un processore Intel Core i9 di 13ª generazione. E pensate un po', questa bestiolina qua dentro ha un RTX 4080. Abbiamo davanti a noi un 16 pollici a 240 Hz col Dolby Vision, una batteria da quasi 100 watt per ora, quindi siamo a 99.9, e presenta anche una webcam in Full HD che potete comunque anche chiudere. Colgo l'occasione anche per parlare del packaging, che è interamente ecosostenibile. Ha la riduzione al minimo dei materiali, quindi materiali riciclati e plastiche post consumo. È incluso, avete anche 2 anni di Premium Care. Insomma, ragazzi, fra il processore e la scheda video abbiamo davvero tra le mani un qualcosa di davvero unico. E spero che vi sia piaciuto, spero che vi piaccia il PC. In descrizione trovate tutti i link necessari per acquistarlo e comunque per prendere informazioni. Quale migliore occasione, ragazzi? Forza Motorsport, per provare il nuovo PC. Dobbiamo fare una piccola gara, raga, giusto per testare le performance del computer e poi... poi ci salutiamo, ricordandovi sempre che in descrizione trovate tutte le caratteristiche del PC. Partiamo già subito così. Maple Valley, il circuito perfetto per mettere alla prova la nuova Corvette E-Ray. Non è una gara, ma ci saranno anche altre auto, quindi fai attenzione al traffico, immagino. Una, via! Ok, fino a qua ci sono, che premo RT per accelerare. Sto andando, vero? Perché non... io sono... a tutto gas, raga. Ok, stiamo uscendo. Il sorpassino! Come prende l'interno adesso? Oh, scusa! Ecco, meglio forse, cambia visuale. Così almeno so dove devo guardare. Sarebbe bellissima la visuale. Raga, ma c'ho i freni automatici. Ok, avevo un po' troppo... diciamo... ok, ora non ce l'ho. Va bene. Ok, va bene. Ok, no, proprio non c'è.
è un gioco da giocare seriamente. Cioè, nel senso, io sto facendo un try perché a me piace provare i videogiochi. Poi, vabbè. Poi c'ho troppo Formula 1 io dentro di me. Quindi frenare all'ultimo, la staccata proprio all'ultimo. Poi parti subito. Oh, gira, gira, gira! Oh, gira! Perché non gira? Porca vacca! Perché non gira? Bastava dare un tocchettino di freni in più. E dare il giusto gas. E che si va? Vai! A martello! Gas a martello! E là! Frena! Per amore di Dio, frena! Un po' fuori! Uff! Ah, yeah. Ora vediamo come sono i giri finali di una gara endurance con una pista piena di avversari. Prossima fermata a Kone. Pista libera sulla sinistra, vai. Mamma mia, quanto piotta, raga. Ha fatto una bella curva. Oddio, ma vanno pienissimo. Perché, cioè, c'ho un'altra macchina rispetto a queste. Ma sono dei minion, raga, non esistono. Andiamo un pelo prima. Mamma mia, che sorpasso all'esterno. Volevo fare la gara perfetta. Perché? Vabbè, dai, ottavo, ci sta. Ah no, ultimo giro adesso. Spinge a massimo. Dobbiamo vincere, raga, per forza. Ma raga, ma perché frenano qua? Non c'era bisogno di frenare. Sempre detto che i giochi di guida sono i giochi alla quale sono più portato, ragazzi. Soprattutto col pad. Non vedo l'ora di tornare un po' a infognarmi su Formula 1, raga, perché ho un po' lasciato perdere. Scusa, non volevo! La posizione 2. Aia! No, volevo vincere, raga! E vabbè, dai, secondo, ci sta. Ci sta. Oh! Obiettivo sbloccato, questa è forza. È capitata la tua prima gara, grazie. Questo bellissimo sottofondo, io rinnovo i ringraziamenti per avermi dato la possibilità di giocare con un PC del genere, che è veramente devastante, ragazzi. Una potenza sul palmo di una mano, da portare ovunque. Trovate, come sempre, tutte le caratteristiche sotto in descrizione. Io vi rinnovo i saluti anche, quindi vi saluto e vi ringrazio. Qui da Gabbo di Squared è tutto. Vi mando un bacione, un salutone. Ciao ragazzi, ciao a tutti.